Mascherine e distanziamento, le armi più efficaci contro tutte le malattie respiratorie e le sindromi influenzali, anche la stagionale. Già ora sono 4 volte in meno rispetto alla scorsa stagione fredda. Per i dati definitivi si attenderà la fine dell'inverno, ma al momento questo certifica l'Istituto Superiore di Sanità. Anche in Veneto questo sembra confermato. Osservatorio privilegiato il pronto soccorso pediatrico di Padova, dove ogni anno in questi mesi si ricoverano bambini anche molto piccoli. Abbiamo avuto un netto calo di tutte le infezioni respiratorie. A numeri che si aggirano intorno al 30-40% rispetto a quanto accadeva negli anni precedenti. E abbiamo ancora più avuto un calo delle infezioni respiratorie gravi, cioè quelle che richiedono il ricovero. Il cambiamento dei comportamenti sociali sta influendo positivamente. La riduzione delle aggregazioni tra i bambini, l'utilizzo dei dispositivi, tenere a casa bambini che abbiano sintomi respiratori. Anche la vaccinazione contro l'influenza stagionale è stata potenziata per evitare l'effetto accumulo con i coronavirus. Massiccia la promozione del vaccino in età pediatrica, lontani i numeri dello scorso anno. Lo sforzo organizzativo per ampliare la campagna anti-influenzale che ha visto somministrare 289.000 dosi di vaccino, cioè 100.000 in più rispetto all'anno scorso. Intanto contro il Covid a Padova si è toccato il record di 10.300 vaccinazioni fatte, si attendono altre dosi per estendere la platea.